Gli adolescenti sono nativi digitali e per questo sono degli ottimi utilizzatori dei dispositivi elettronici e anche dei social. Contrariamente a quanto si crede, il web è una grandissima enciclopedia open, ovvero gratuita, a cui possono attingere non solo informazioni, ma anche formarsi culturalmente. Per questo dovrebbe essere pienamente integrato all'interno della didattica nella scuola. Inoltre i social sono prevalentemente utilizzati per rimanere in contatto, favoriscono la socializzazione, favoriscono anche l'espressione di se stessi, fanno sentire meno soli, solitamente non sono pericolosi. È quando c'è un cattivo uso che bisogna preoccuparsi, quando c'è un accesso troppo presto a internet con dei contenuti, diciamo, non adatti a quell'età, o quando vengono utilizzati anche di notte con un'alterazione del ritmo sonno-veglia e quindi un'impossibilità a fare le cose normali durante il giorno, soprattutto alla scuola, per problemi di attenzione e di concentrazione. I genitori non hanno motivo di preoccuparsi eccessivamente per questa capacità dei figli di utilizzare i social e anche il web. Devono solo stare attenti se l'utilizzo avviene di notte per troppo tempo o se si instaura una dipendenza. In questi casi devono essere un pochino più incisivi o, se ce n'è una necessità, rivolgersi a uno psicoanalista dell'età evolutiva per affrontare insieme ai loro figli il problema e poterlo risolvere.